Oggi proviamo anche questa nuova posizione, sfondo bianco, semi-illuminato, capito, no? Andiamo. No, non è come sembra, non ho finito il rotolo dello Scottex. No, no. Ma perché? Vabbè. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati in una video recensione precensione sul canale di Matti Vape. Ed io sono per l'appunto Matti Vape. Ma perché sto tenendo in mano questo rotolino qui? Perché oggi andiamo a parlare di una linea di liquidi molto molto interessante che ho scoperto e ho conosciuto in fiera a Bassano. È la linea di Moonshine. Come vediamo, questo è parte del packaging ed è per questo che ce l'ho tra le mani. Ok, oggi andiamo a parlare della prima parte dei liquidi di Moonshine, che sono 8 liquidi e li voglio provare in due video differenti, perché sennò in uno solo sarebbe troppa roba. E in più sono molto contento di dare più spazio a Moonshine, perché sono dei ragazzi veramente veramente simpatici che mi sono trovato benissimo. Lo dico fin dall'inizio perché sennò sembro coglione: questi qua non sono occhiali da sole, cioè sì, la montatura dei Ray-Ban, ma sono da vista. Siccome ultimamente la mia vista è peggiorata, ho dovuto mettere un pochettino di occhiali in modo che così si capisce che non copio nessuno. Ok, a parte gli excursus, andiamo subito a provare i primi 4 quindi di Moonshine. Vorrei fare anche un attimo di storia di questa azienda, perché io sono sincero, prima della fiera non avevo minimamente idea che esistesse addirittura questa azienda qua, cioè non li conoscevo semplicemente. In pratica, passeggiando per la fiera, ci siamo imbattuti io e Willow in questo stand di Moonshine, che era anche bello grande. Ci siamo fermati per provare i liquidi e fare due chiacchiere. Ci siamo messi a parlare e alla fine la cosa bella che è venuta fuori è che sono ragazzi italiani, quindi Moonshine è una ditta italiana e ha anche una bella storia dietro, perché comunque non è che sono nati per fare i liquidi. Sono nati perché si facevano i liquidi a casa loro. Sì, loro facevano una produzione propria, come fanno tanti ragazzi, tanti vapor che amano, tanti ragazzi, tanti vapor che amano giocare con le ricette, giocare con gli aromi. C'erano anche tanti amici che gli chiedevano di fare liquidi per loro. Allora hanno detto: vabbè, dai ragazzi, proviamoci. Loro per il momento producono 8 liquidi e la particolarità di questi liquidi è il fatto che nascano e si affacciano a un pubblico che vuole un liquido all day. Quindi sono liquidi tendenzialmente più blandini, però che riesce a svapare tranquillamente tutto il giorno. Mi chiedi come va? Va bene, 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 ma non benissimo. Questa cosa qua è una cosa che a tanti di questo settore piace. C'è chi li vuole più forti, c'è chi li vuole più morbidi, però tendenzialmente è una cosa che piace questa. E quindi loro hanno fatto questa scelta qua. In più, come dicevo prima, il packaging si divide in due aspetti, cioè abbiamo il chubby, che era ci è stato dato con tutti e due. Non so se viene acquistato, come funziona. Viene messo all'interno di questa plastica, ma volendo, e penso che per le spedizioni funzioni così, viene messo all'interno di questo rotolo di cartone. Perché? Perché il rotolo di cartone in questione, sapendo che questi chubby qua tendono a pisciucchiare un pochettino di liquido, allora inseriscono qua dentro in modo che se dovesse perdere, almeno si assorbe il cartone, il liquido che viene espulso dal chubby e non va a pisciare la boccia. Molto intelligente come cosa, molto furba. Allora io adesso vado per prima cosa a pulire la resistenza dell'H24. Direi che è ampiamente pulita. E vado ad iniziare proprio dal loro primo liquido che hanno prodotto. Questo qua è lo 01 The One. Il The One io l'ho assaggiato. Sono sincero, li ho assaggiati tutti e 8. Però li ho assaggiati in un momento in cui la mia bocca era pasta fatta di tutto e di più. Quindi non me li ricordo. So che c'erano degli ottimi ingredienti all'interno. Ma sinceramente, dovessi dire adesso cosa c'era in ognuno di loro,
non me lo ricordo. E andiamo a provare il The One. Sono tutti a zero di nicotina e in più loro sono molto furbi, sono molto fighi. Qua loro mettono che con una basetta 18 di nicotina si ottiene il 3 e con una 9 si ottiene un 1,5. Vengono fatti in formato shake and vape con l'aggiunta di 10 ml per l'appunto. Se lo vogliamo a zero basta lasciarlo a zero. Ok, andiamo a provarlo. Ovviamente li proveremo annusandoli, li degusteremo e poi li svaperemo. Primo, questo qua è il The One di Moonshine. C'è scritto sempre The One e troviamo tutte le loro insomma, i loro indirizzi social: doc.moonshiner per Instagram e Moonshine Co. per Facebook. Sono prodotti a Craiova, che è a Rovigo, penso, suppongo. Penso proprio di sì. Ed è un 50 più 10. Vado ad annusare prima di tutto. Ti vedo che vuoi fare le bolle. Bolle, mille bolle, blu bolle, vedo intorno a me bolle, mille bolle blu che vola. Fermi, sento banana. Banana, una base di biscotto forse? Dopo comunque vado a leggere cosa c'è all'interno. Banana e biscotto li sento, una torta alla banana, qualcosa del genere. Ma che buono è! Si sente una banana, ma anche tipo del cioccolato sotto, non lo so, c'è una nota dolce che non riesco a capire cosa sia, crema, non lo so. Proviamolo. E sono 70-30, cos'è che sono questi? Non c'è scritto. O 70-30 o 80-20, non mi ricordo adesso di preciso cos'è che sono. Allora, il The One, l'abbiamo drippato, cap. Io sto svappando sulla Tugboat DNA 250, ho l'H24 con un Alien V2 all'interno per un 36 ohm a 81 watt di potenza. Vado a svappare, madonna se è buono. A me la banana, lo si sa, non piace come gusto svapato. Ce l'ho messo, ma ce l'ho messo poco. Sì, vabbè, non facciamo... Capito, no? C'è una base sotto che non riesco a capire cosa sia. La banana spicca rispetto agli altri. Però c'è qualcosa sotto che non riesco a comprendere. È come una nota alcolica, non capisco. Adesso voglio leggere cosa c'è all'interno. The One, il primo, da dove tutto ha preso inizio. È un liquido ambrato dal sapore deciso e rotondo. È una calda crostata alla crema panna con un contorno di zucchero a velo e di banana flambé. Ecco, era la panna che non mi veniva fuori bene subito. E l'effetto crostata proprio, ecco, adesso ci sono, l'effetto crostatoso, buono, molto buono. A chi piacciono le crostate con una base di banana, ovviamente la banana spicca un filino di più, ma a chi piacciono le crostate con la banana, la panna, tutte queste cosettine qui, lo zucchero a velo, è un liquido un pochettino complesso, però è buono, è molto buono. Complimenti ragazzi, sono gusti morbidi ma calibrati. Spicca di più la banana, ma perché penso sia l'intento del liquido, ma sono molto equilibrati i sapori in questo liquido qua. E soprattutto non ti asfaltano, che è una cosa che a me personalmente piace, ma piace veramente tanto. Bene, abbiamo provato il primo, adesso ci abbiamo il GT Mamba, oppure l'M Treats, oppure ancora il Vape Root lo lascerei per ultimo, non so perché, sto facendo un ordine a caso. Il Treats, questo è sempre lo stesso discorso. Come vedete li sto andando ad aprire adesso veramente per la prima volta e ripeto, sì, li ho provati in fiera, no, non me li ricordo prima che mi schizzi in bocca. Al sapore non sento, cioè annusandolo non sento nulla, non lo so. Questo qua dovrebbe essere cereali e qualcosa... Madonna, se è buono questo. Questo qua, se non mi sbaglio, era uno dei miei preferiti di quello che avevo provato, però non ricordo bene tutto. È normale che se io drippo ma non prendo la coil... Ok, adesso ci siamo. La meringa è un pochettino più bassa, ma la crema pasticcera si sente. Buono, però non so perché non riesco a sentirlo bene.
di questo ne avevo un ottimo ricordo in fiera, magari sono io che non sento più nulla su questo cotone, ma non penso, l'ho cambiato ieri, non penso proprio, però da quello che mi ricordavo in fiera è un attimo differente, però mi piace. Adesso andiamo sul Gran Mamba. Gran Mamba, per adesso comunque voto c***o, lo dico a fare, sono buonissimi e penso anche non impestino le cose. Limone super, chi è che mi manda la mail? Ok, un nuovo commento sul mio canale. Dicevamo, limone, io sento tantissimo limone qua, ma proprio tanto limone. Lime forse più che limone. Il lime e il limone lo sento, ma lo sento sì. Wow. Madonna, si è torta al limone. Secondo me questa è una torta al limone ed è anche molto buona. Questo per il momento è uno dei più buoni. Allora, quello lì è il Great Mamba. Odore di lime, esatto. Biscotti dolci con una glassatura al lime verde e limetta di Sicilia. Il biscotto non lo sento, il lime però viene fuori un sacco. E l'altro gusto, adesso che l'ho letto, l'altro gusto che viene fuori è la limetta. La limetta mi ricorda molto il limoncino, quindi quella parte del limoncino un po' alcolica, un po' buona. Buonissimo, buonissimo. Mamma mia, veramente buono, wow, veramente wow. Per poi passare al Vapiroot. Sempre due mani, cioè, posso fare il c***o che voglio, ma sempre due mani, cioè. Vapiroot, non lo so come si può dire. Andiamo a sentire, non capisco. Ha un non so che di gelato, sento tipo del cioccolato, qualcosa del genere. Andiamo a provare, sono proprio curioso. Cos'è? Non lo capisco, ma è fottutamente buono. Leggiamo. Vapiroot, c'è poco da dire, una dolcissima merendina al cioccolato, con cioccolato e latte, tante noccioline, una pennellata di mu a fare contorno. Cioccolata, ecco il cioccolato. È buono! La caramellatura della mu si sente, è in retrogusto, ma si sente. Sono buonissimi. Questo è straordinario, ragazzi, cioè veramente wow. Vapiroot, come lo vogliamo chiamare, spacca il c***o. Voto dei primi 4, 9. Sono molto molto buoni, sono molto veritieri. C'era il terzo, mi sembra che non mi rientrava troppo in testa, o il secondo, adesso non ricordo, ma molto molto buoni, molto, ragazzi. 4 liquidi straordinari, moonshine un sacco buoni. Ragazzi, se il video vi dovesse essere piaciuto, vi invito a mettere mi piace, condividere il video, iscrivervi al canale, attivare le campanelle din don dan, visto che sta arrivando Natale, per rimanere connessi con il mio canale e quindi ricevere anche le notifiche del mio canale. Andate a cercare anche Moonshine su Facebook e su Instagram, ma ci sono anch'io su Facebook e Instagram, quindi sempre Matti Vape mi trovate. E dirvi, con l'ultima svapata vi saluto, ci vediamo al prossimo video, grazie di essere stati qua, e se il video non vi dovesse essere piaciuto, vabbè, ciao ragazzi. Dico bene, ma se mi chiedi come va, va bene, 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 bene.